Amen. Il titolo di stasera è Spera nel Signore. Amen. Quanti stiamo sperando nel Signore? Amen. 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 Noi speriamo ogni giorno nel Signore. Amen. Amen. Del continuo abbiamo bisogno la sua speranza. Abbiamo bisogno della sua parola nei nostri cuori. Passa per favore un pochettino. Leggiamo subito dal Salmo 29. Nella voce dell'Eterno. Quanto è importante ascoltare la sua voce. Amen. Amen. Abbiamo bisogno di ascoltare la sua voce. Amen. Dal verso 3 dice: la voce dell'Eterno è sulle acque, il Dio di gloria tuona, l'Eterno è sulle grandi acque, la voce dell'Eterno è potente, la voce dell'Eterno è piena di maestà, la voce dell'Eterno rompe i cedri. Sì, l'Eterno spezza i cedri del Libano, li fa saltellare come un vitello, il Libano e il Sirion come un giovane bufalo. La voce dell'Eterno fende le fiamme di fuoco, la voce dell'Eterno fa tremare il deserto. L'Eterno fa tremare il deserto di Kadesh, la voce dell'Eterno fa partorire le cerve e sfronda le selve. E nel suo tempio tutto dice gloria. L'Eterno sedeva sovrano sul diluvio. Sì, l'Eterno siede re per sempre. L'Eterno darà forza al suo popolo. L'Eterno benedirà il suo popolo con la sua pace. Amen. L'Eterno benedirà il suo popolo con la sua shalom, con la sua pace. Davide evidenzia la sovranità di Dio in questo salmo. Di quanto è importante la voce dell'Eterno, di quanto è potente e sovrano il Signore. A volte noi non ci rendiamo nemmeno conto quanto è sovrano il Signore, il Dio di Israele. Noi serviamo l'unico e vero Dio, Amen. Yahweh, il Signore dei Signori. Noi serviamo attraverso Gesù Cristo che ci è stato rappresentato un regno che non avrà mai fine. Amen. Quanti di voi credono nel regno di Dio? Amen. Quante persone stanno cercando il regno di Dio? Il regno di Dio non solo va creduto, ma va cercato. Il regno di Dio va servito con tutte le nostre forze. Davide conosceva questo e sapeva l'importanza, conosceva la potenza di Dio. Di quanto era potente il regno di Dio. Tutte le vittorie che aveva ricevuto Davide l'aveva ricevuto perché lui confidava non in un idolo, non in un Dio impotente, ma lui confidava nel vero e potente Dio e si manifestava nella sua gloria. Non c'è tempesta, non ci sono circostanze che noi possiamo affrontare che Dio non abbia il controllo. Noi a volte perdiamo il controllo delle circostanze, noi perdiamo il controllo delle situazioni, ma Dio ha sempre tutto sotto controllo. Quindi partiamo da un presupposto, rilassiamoci. Amen? Dio ha tutto sotto controllo, non ci sono circostanze che Dio ha perso il controllo o che si è dimenticato di qualcosa o di qualcuno. Dio conosce ogni cosa. Anche nel tempo della tempesta, anche in quella circostanza, anche in quel dolore, Dio ha tutto sotto controllo, lì è con te. I discepoli avevano affrontato nella tempesta, nella barca, subito hanno chiamato Gesù, ma Gesù era lì. Temevano di morire, stavano temendo, ah, come faremo? Hanno subito invocato il nome del Signore per una speranza. Ma la fede l'avevano anche loro. Dio era nella barca. E fin quando Dio è nella barca, non ci sono circostanze che noi possiamo temere. La l'unica certezza che noi possiamo avere è sapere che Cristo è in noi. Amen. È nella nostra vita. E quando tu sai che Cristo è nella tua vita, non puoi temere paura alcuno, non puoi temere alcuna cosa, perché tu sei forte e valoroso. Dillo insieme a me: io sono forte e valoroso. Io credo in un Dio che fa miracoli, io credo in un Dio che non ha smesso di fare miracoli, e io vedrò i miracoli in questa nazione nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Amen.
Dio è l'Eterno e il Sovrano. Gloria a Dio. Isaia 40 dal verso 17 al 22 dice: tutte le nazioni sono come un nulla davanti a Lui, e sono da Lui ritenuti un nulla e vanità. A chi vorreste assomigliare Dio? A quale immagine gli mettereste a confronto? Un artista fonda un'immagine scolpita e l'orafo la riveste d'oro e fonde catinelle d'argento. Chi è troppo povero per, per una tale offerta sceglie un legno che non marcisce e si procura un abile artigiano, perché prepara un'immagine scolpita che non si muova. Ma non lo sapete, non l'avete udito. Non vi è stato annunciato fin dal principio, non avete compreso dalle fondamenta della terra. Egli è colui che sta assiso sul globo della terra, in cui abitanti sono cavallette. Egli distende i cieli come un velo e li dispiega come una tenda in cui abitarvi. Dio è il creatore di ogni cosa. Dio ha creato i cieli, Dio ha creato la conoscenza, Dio ha creato i mari, Dio ha creato noi, Dio ha creato gli animali, Dio ha creato anche Satana. Ogni cosa ha creato Dio. Non ci sono cose che noi possiamo temere, che Dio non ha il controllo o che Dio non sa. Perché Dio conosce ogni cosa, ogni piccolo tuo pensiero Dio lo conosce. Dio è il sovrano, Dio è l'onnipotente. Non vediamo Dio in una scultura, non vediamo Dio in una misura della nostra mente, perché Dio non lo possiamo comprendere con la nostra mente. Dio lo possiamo comprendere e percepire attraverso la fede. Davide era certo di quello che stava credendo e Davide vedeva la vittoria perché lui aveva fiducia totalmente in quello che Dio diceva. La nostra fiducia non è nei carri, nei cavalli, in quello che possono fare gli uomini, in quello che noi possiamo fare, nelle proteste che possiamo dire. Noi possiamo soltanto pregare, perché non ci sono circostanze che tu non puoi vincere attraverso la preghiera. Dio è l'Onnipotente che ti ascolta attraverso la preghiera fatta con fede. Un cuore pieno di fede è un cuore che ottiene dall'invisibile Dio. Un cuore che non ha fede è un cuore che non può ricevere da Dio. Noi possiamo fare 100 cose per Dio. Noi possiamo dire 100 cose per il Signore. Possiamo pure difendere Dio. Ma Dio non avrà mai bisogno delle tue difese. Dio ha bisogno di un uomo giusto che prega, che trasmetta la fede alle persone. Perché quando noi trasmettiamo fede alle persone, quando noi trasmettiamo quello che Dio è, l'onnipotenza, allora tutto si ferma. Perché comincia a scendere il potere di Dio. Siamo troppo abituati a conquistarci le cose con i nostri sforzi, con le nostre abilità, in quello che noi possiamo fare, in quello che noi possiamo, cosa potevamo noi affrontare. Anche a volte per il Signore. Ma Dio non ci ha mai chiesto di fare qualcosa. Inizialmente. Dio ci ha chiesto soltanto di avere fiducia totalmente in Lui. Non ci sono scoraggiamenti, non ci sono coronavirus, non ci sono malattie, non ci sono paure, non ci sono depressioni, non ci sono tristezze che possano fermare il potere di Dio nella nostra vita. Lui ha creato ogni cosa. Tu non pensi che possa creare altre cose? Lui è il creatore. Tu non pensi che possa ristabilire un'altra cosa? Dio ha permesso una situazione. Tu non pensi che Dio possa cambiarla quella situazione? O Dio ha perso il controllo in questa situazione? Dio non ha mai perso il controllo, fratello, sorella. Dio non ha mai perso il controllo. Dio ha tutto sotto controllo. Ci dobbiamo rendere conto del potere di Dio, dell'onnipotenza di Dio. Ci affidiamo molto spesso nei nostri doni, nei nostri carismi. E quando troviamo le difficoltà, poi ci facciamo le domande: ah, ma io ho i doni,
ma io questi carismi, io pensavo, io riuscivo, io la profezia, io il dono. E a volte ci fermiamo ma non comprendiamo che tutto quello che noi facciamo lo facciamo perché Dio ce l'ha concesso. Amen. È il suo potere che Dio ti ha dato, e Dio ti ha dato un potere affinché tu puoi trasmettere agli altri il valore, la giustizia, la potenza, il coraggio per andare avanti. Spera nel Signore. Spera nel Signore. Non ci poggiamo su di noi, non ci poggiamo su altri, non ci poggiamo su uomini, poggiamoci nell'unico Dio vivente. Isaia 45, 18 dice: poiché così dice l'Eterno che ha creato i cieli, egli il Dio che ha formato la terra, ascoltate, e l'ha fatta, egli l'ha stabilita, non l'ha creata in forme, ma l'ha formata perché fosse abitata. Io sono l'Eterno e non c'è alcun altro. Io voglio soffermare sul verso che dice: egli l'ha stabilita e non l'ha creata in forme, ma l'ha formata perché fosse abitata. In Genesi al capitolo 1 dal verso 2 che cosa leggiamo? Che la terra è in forme e vuota. Ma Isaia si sta contraddicendo? No. In realtà la terra era stata creata per essere abitata ed era fatta perfetta. Aveva la sua forma e non era vuota. Aveva la sua forma e non era vuota. A un certo punto c'è stato un problema, una ribellione che noi conosciamo benissimo, del nemico. Quella ribellione per il suo orgoglio che ha portato la confusione su questa terra. La terra che era formata, era perfetta, abitata, è diventata informe e vuota. Tu pensi che Dio ha perso il controllo? Tu pensi che Dio non aveva già preparato ogni cosa? Dio aveva tutto sotto controllo anche in quel tempo. I piani si possono essere un po' deviati, ma il principio e la parola di Dio non terminerà mai, perché la sua parola non cadrà mai. Quello che lui ha stabilito per certo avverrà. Dio aveva creato la terra perfetta, aveva la sua forma ed era stata creata per essere abitata. A un certo punto è caduto la luce, Lucifero è diventato tenebre e ha portato le tenebre nella terra. Quella terra che è diventata informe e vuota, era la luce, è diventata tenebre. A un certo punto Dio dice: ok, tu non controlli me perché io sono più grande di te, la mia parola non si ferma, la mia parola rimane stabile nei cieli, e quindi io dichiaro ora che quelle tenebre vengono trasformate nuovamente in luce, e sia la luce. Amen. Dio cambia ogni circostanza. Non ci sono circostanze che Dio non abbia mai il controllo. Dio controlla ogni situazione. E tutto quello che viene permesso da Dio è sempre per un motivo. Per chiamare le persone. Per rendere fiducia nelle persone. Finché le persone possano avere fiducia totalmente in Lui. Perché noi predichiamo Cristo? Perché noi predichiamo il Vangelo? Finché noi diamo una buona notizia che c'è un vero Dio, che c'è un vero Signore. Non è una cultura, non è una religione che noi possiamo aderire, ma è la potenza di Dio, è la verità, Dio, Cristo Gesù, rivelato in Cristo Gesù, è risorto il terzo giorno, ci sono testimonianze, Dio è verace, Dio è la potenza. E tu pensi che Dio ha perso il controllo in questa situazione? I piani possono essere deviati, ma la sua parola non cadrà mai. Lui farà sempre quello che vorrà. Ognuno dica: Dio farà sempre, Dio farà sempre quello che vorrà. Anche se il nemico in quel tempo si era ribellato, aveva creato la confusione sulla terra, Dio ha posto Adamo ed Eva per mettere ordine nel giardino. Ha creato la luce e ha messo due guardiani. Ed ecco, qui siamo noi.
i guardiani della verità, noi coloro che predicano la verità, che dicono qual è la verità, che smascherano le tenebre nel mondo che ci sono, è pieno di bugie, no? Dire la verità, predicare la verità. Era in forma vuota. Dio ha detto sia la luce e la luce è stata fatta. E ha posto due guardiani, Adamo ed Eva, affinché custodivano quello che Dio aveva ristabilito nel disordine. Molto spesso l'uomo, per sua natura, tende a dubitare di Dio. Lo può credere per un momento, può crederlo, sì, sull'esistenza di un'entità. Sì, esiste un'entità. Quante volte l'abbiamo sentito questo? Sì, ma esiste qualcosa, qualcuno, perché il senso dell'eternità ogni persona ce l'ha. Perché Dio ha messo in ogni persona il sentimento dell'eternità. Però non se lo spiegano da dove viene questo sentimento di eternità. Quindi è più facile dubitare, perché la mente vuole provare le cose, vuole toccare le cose, vuole arrivarci con i suoi sforzi a Dio. Ma Dio non si può arrivare con un ragionamento. Dio non è un ragionamento, Dio si va attraverso la fede, la fiducia totalmente in quello che Lui è, in quello che Lui fa, in quello che Lui farà. Proverbi 3, verso 5. A volte ci scoraggiamo perché? Perché pensiamo che le cose dipendono da noi. E quindi avviene lo scoraggiamento. Perché io ho pregato, non ho visto la risposta e quindi mi scoraggio. Quindi devo pregare forse di più. Forse non ho pregato bene. Forse ho sbagliato qualcosa. Cominciano a farmi domande, ma in realtà io sto dubitando di Dio. In realtà io sto dubitando di Dio, perché Dio non dipende da noi, da quello che noi possiamo fare, da quello che noi possiamo dire. Dio dipende dalla fede, dalla fiducia che hai di Lui. Verso 5 del capitolo 3 di Proverbi dice: confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti nel tuo intendimento. Molto spesso noi tendiamo a autocondurci, vogliamo condurre noi la nostra vita, e quindi le cose più piccole possono sembrare più banali, e facciamo le scelte più piccole e nella nostra mente cominciamo a fare le scelte più piccole, ok, meglio le chiedo a Dio, le scelte più grandi gliele chiedo a Dio. Questo, sapete cos'è? Questa è mancanza di rivelazione di chi Lui è. Perché quando tu sai chi Lui è, tu gli chiedi ogni cosa. Non ci sono cose piccole, non ci sono cose grandi che noi possiamo escludere da Dio. Lui fa parte di noi, Lui è dentro di noi, Lui non vuole camminare dissociato da te, Lui vuole camminare insieme a te. E tutte le scelte che tu fai, le fai in accordo con Lui. Qual è la fiducia? Che io posso fare bene perché il Signore mi benedice, io faccio tante cose bene per il Signore, faccio la sua volontà e quindi il Signore mi benedice? O sono un suo collaboratore in tutte le cose? Lo cerco perché devo fare bene perché Lui mi benedice, o sto camminando insieme a Lui? Anche nella circostanza, anche nella tempesta, perché i discepoli pensavano che erano nella barca, ma avevano dissociato che Gesù Cristo era l'Onnipotente. Aveva potere, poteva chiedere al Padre, ha fermato la tempesta con una preghiera. E a volte noi nelle piccole cose diciamo no, qua me la vedo io. Qui scelgo Dio, qui preghiamo, qui non preghiamo. Cominciamo a fare queste scelte, cominciamo ad avere un nostro intendimento delle cose.
Dio ti dice di non avere. Non appoggiarti nel tuo intendimento, appoggiati nel mio. Io ti ho dato tutte le armi, io ti ho dato tutte le chiavi, io ti ho dato tutte le soluzioni, ma tu ci stai credendo? Tu ti stai muovendo in accordo con me? La preghiera è una relazione. La preghiera non è una penitenza, non è una richiesta. La preghiera è una relazione. E molto spesso quando si prega, a volte trovi una risposta, Dio ti dà una risposta per un problema che ancora doveva venire. Se tu sei sveglio spiritualmente e hai una vita di relazione con Dio, di cuore, di patto, di amore, Dio ti dà anche la risposta per un problema che deve venire. Non solo che stai vivendo, ma anche che deve venire. È un rapporto di fiducia. Quanto noi ci stiamo fidando di Dio. Faccio le richieste? Sì, alcune richieste no. Cerco per che cosa? Per me? Per Dio? Per il fratello? Amen. Geremia 10:23. O Eterno, io so che la via dell'uomo non è in suo potere. Non è in potere dell'uomo che cammina e dirige i suoi passi. Lui adempie sempre quello che dice. Quando noi abbiamo con Lui, sappiamo la sua volontà, conosciamo la sua volontà. Quando io conosco il Signore, non dubito, non faccio come Tommaso, se prima non vedo. Perché a volte per credere siamo così. Abbiamo creduto, sì, mi fido totalmente del Signore. Lui mi ha salvato, è morto e risorto per me, io ricevo la salvezza per grazia, non ho bisogno di toccare, lo credo. Ma in tutte le altre cose devo essere Tommaso. In tutte le altre cose io voglio avere il controllo. In tutte le altre cose io devo vedere prima. La tua garanzia non è il risultato, la tua garanzia è il Signore. Non confidare nel risultato di come faranno le cose e come dovranno essere le cose, quando le faranno le cose. Non confidare nel risultato, la tua garanzia è il Signore. Servi il Signore, spera nel Signore, credi nel Signore. Lui conosce i tempi, Lui conosce i momenti, Lui conosce ogni circostanza della tua vita, conosce benissimo il tuo problema, conosce benissimo la tua situazione. E la tua garanzia non è il risultato, non è l'esito. La tua garanzia è che tu stai sperando nel Signore. Amen. Gloria a Dio. Matteo 28, dal verso 29, comprenderete perché Gesù dice questo. Perché la nostra garanzia deve essere soltanto il Signore. Dice, non si vendono forse due passeri? Non si vendono forse due passeri per un soldo? Eppure anche uno di loro cade a terra senza il volere del Padre. Ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi siete di più. Molto di più dei passeri, contate molto di più dei passeri. Dio conosce ogni tuo capello. Questa può essere una banalità, ma in realtà è così. Dio si prende cura di un semplice passero. Non conosce il tuo problema, non conosce quello che noi stiamo vivendo. Ma deve cambiare, innanzitutto, deve cambiare la nostra mentalità. Deve cambiare il nostro ragionamento. Quanto mi sto fidando di Dio in tutto quello che io faccio, in tutto quello che io mi muovo, in quello che io sto sperimentando, nelle cose che dovrò fare. Quanto io mi sto muovendo insieme a Lui. Mi sto confidando nel Signore? Non ci sono cose piccole per il Signore, perché Lui conosce ogni singolo capello che hai nella tua testa, che abbiamo nella nostra testa. Lui conosce tutti.
Quindi non si prenderà cura di quel problema, non si prenderà cura di quella preghiera, non ascolterà quella preghiera. Il problema forse stiamo confidando più nel risultato, e non stiamo sperando realmente nel Signore. Non abbiamo forse fiducia nel Signore. Cominciamo ad affrettare le cose. Cominciamo a muoverci noi indipendentemente da Lui. Vediamo che non si muovono le cose, comincerò a fare o a dubitare. Oh, forse questa è la mia condizione. Forse la spina nel fianco che mi dovrò portare. Dio conosce ogni cosa. La tua condizione, la mia condizione, la condizione di ognuno di noi, migliore, è quella di sperare nel Signore. Amen. Non in quello che io posso vedere dopo, ma avere certo di chi sto servendo, avere certo dentro di me chi è Lui per me, a prescindere dalla mia condizione. Questa è un'attitudine che ci serve. Questa è un'attitudine che ci farà crescere nell'amore di Dio, che ci farà crescere nella fede. Perché altrimenti andremo sempre a Lui per delle richieste. Andremo a cercare sempre la mano di Dio. E non deve essere così. Dio ha cura di noi. Dio conosce bene i nostri progetti, Dio conosce bene le nostre circostanze, Dio conosce ogni cosa. Ma la sua speranza in te dov'è? La sua speranza nella nostra vita, sei sicuro che è quella che dice lui o quella che dici tu? Vuoi affrettare i tempi? Magari ci arrabbiamo con Dio e diciamo: Signore, io l'ho chiesto ora, io lo voglio ora. Comincerò a lamentarmi con Dio. Dio è misericordioso, Dio è buono, Dio è buono. Questo ci deve rendere conto però che la nostra speranza non è nella risposta, la nostra speranza è nel Signore. Amen. Il primo Gesù ci ha insegnato questo. Gesù sperò nel Padre. Ma prima dobbiamo capire il concetto di speranza, perché il mondo che ci ha insegnato una speranza, speriamo, forse accadrà. Speriamo, così sarà forse, speriamo, questo coronavirus, speriamo. Ma la speranza biblica è diversa da quello che è magari il nostro insegnamento che abbiamo ricevuto. Per speranza si intende dall'ebraico la parola kavah, che vuol dire futuro assicurato. E in greco è elpis, significa gioiosa aspettativa. Due significati uguali, uniti. Futuro assicurato, gioia che sto aspettando qualcosa. Un'aspettazione, un'aspettativa. Quindi non è speriamo, forse sarà. Nella speranza di Dio è una fede. La speranza di Dio è avere fiducia totalmente in Dio che lo farà. Futuro assicurato. Sto attraversando questa situazione. Sto attraversando questo problema. Stiamo attraversando tutta l'umanità questa situazione. I figli di Dio non si prendono lo scoraggiamento, ma dicono: c'è un futuro assicurato. Amen. Io sto aspettando un qualcosa di glorioso e so che in quello che stiamo attraversando, quest'ombra della morte che sta attraversando tutto il mondo, so che Dio farà delle cose straordinarie e gloriose, perché io so chi sto servendo. Amen. 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 Gesù imparò questo. La differenza di che Gesù ci ha insegnato la sottomissione e l'ubbidienza. Sapete qual è la differenza tra sottomissione e obbedienza? Gesù è stato sottomesso totalmente al Padre ed è stato obbediente totalmente al Padre. Ma ci sono due distinzioni. Una cosa è la sottomissione e un'altra cosa è l'ubbidienza. La sottomissione, io scelgo a chi sottomettermi. L'ubbidienza è ubbidire a coloro che io sono sottomesso. Io posso essere sottomesso ma non ubbidiente.
esempio. Sono sottomesso a un'autorità, ma dentro di me, quando quella persona mi dice di fare un qualcosa, io non sono obbediente. L'obbedienza si impara. Esempio, un altro esempio, un cane. Tu gli dici a un cane, siediti, il cane si siede, ma lasci il guinzaglio, il cane se ne va, non è obbediente. È sottomesso fin quando tu lo guardi, tu gli dici, stai seduto, ma dentro di sé lui vorrebbe andare in giro a giocare. Questa è la differenza. Sottomesso, ma non è obbediente. Gesù è stato sottomesso e obbediente. La sottomissione, io scelgo a chi sottomettermi, ma l'ubbidienza si impara. Gesù imparò l'ubbidienza al Padre e accettò un qualcosa che non gli piaceva. Accettò qualcosa che non gli piaceva inizialmente. Leggiamo Ebrei, capitolo 12, verso 2. Dice, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, si era posto a sedere alla testa del trono di Dio. Perché soffrì la croce? Per la gioia che gli era posta davanti. Inizialmente non vedeva quella gioia, ma quando ha avuto nel Getsemani quella prova, lui è stato consolato dalla parte del Padre, lui era sottomesso al Padre, imparò l'ubbidienza, si sottomise a quella volontà che il Padre aveva scelto per lui e disprezzato l'affrontò, accettò il vituperio, accettò la situazione che stava affrontando che non era piacevole, era abbastanza dolorosa. Per la gioia che gli era posta davanti, qual era questa gioia? La tua salvezza, la mia salvezza, la salvezza di tutte le persone che credono in Lui. Questa è una gioia. Per quella gioia Lui ha sofferto, ma per soffrire ha accettato e ha imparato l'ubbidienza. Sottomissione, io scelgo chi sottomettermi. L'ubbidienza, io imparo a essere ubbidiente. Io mi posso sedere e posso dire dentro di me, no, io qua dentro non ci voglio stare, io da qua me ne voglio andare, ma perché sono sottomesso io rimango, ma dentro di me sono contrariato. Questo non è ubbidienza, l'ubbidienza si impara. Io ho bisogno di essere sottomesso, ma anche ubbidiente. Colossesi, capitolo 2, verso 14. Dice, egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che c'era nemico, l'ha tolto di mezzo inchiodandola a quella croce. Avendo quindi spogliato la potestà ai principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro. Gloria a Dio. Vedete cosa ha compiuto? Quella sottomissione e quell'obbedienza. Ha permesso a Dio di poterlo risuscitare il terzo giorno, di dargli vittoria totalmente sul nemico, su Satana, e ha ripreso quello che Adamo aveva perso, un governo, un'autorità che Adamo aveva perso a causa della sua disubbidienza. Dio, attraverso Cristo Gesù, ubbidiente fino alla morte della croce, che riprende quel potere, che riprende quelle chiavi, che riprende quell'autorità per consegnarla alla Chiesa. Amen. Tu oggi hai il potere di vivere in vittoria. Non c'è nemico, non ci sono potestà, non ci sono principati che possono vincere. Quando tu predichi la parola di Dio, il Vangelo del Regno, le porte dell'Hades non possono resistere, perché sanno che tu gli stai strappando una persona che è destinata a morire. Amen. Ma tu attraverso la croce, attraverso il Vangelo, tu gli dici, ok, c'è salvezza anche per te. Gloria a Dio. Amen. Gloria a Dio. Dio non ti abbandonerà mai. Dio non ci abbandonerà mai. Nemmeno l'umanità vuole abbandonare. Per questo il mondo sta aspettando che noi predichiamo Cristo. Ah, ma io conosco Gesù. Tutti conoscono Gesù.
La mia domanda è: ma l'hai ricevuto come Signore? È il tuo Signore. Servilo. Confida in Lui. Spera in Lui. Lui è venuto per farti del bene. Gesù andava, predicava in tutti i villaggi, guariva gli ammalati, resuscitava i morti per fare del bene. Il Vangelo del Regno è il Vangelo che dà del bene. È un Vangelo che dà speranza, gioiosa aspettativa, futuro certo, futuro assicurato. La tua assicurazione non è quella sulla vita, la tua assicurazione è Cristo Gesù. Amen. Quando noi crediamo in Lui, non ci sono assicurazioni che possono tenere. Quando noi crediamo in Lui, sappiamo dove stiamo andando, sappiamo cosa crediamo, sappiamo chi è in noi. E colui che è in noi è più forte di colui che è nel mondo, che già è stato sconfitto. Amen. Giovanni 17, sappiamo che Gesù intercede per i suoi discepoli, prega per i suoi discepoli. E dice queste cose, Gesù. Poi alzato gli occhi al cielo disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figlio, affinché anche il figlio glorifichi te. Poiché tu gli hai dato potere sopra ogni carne, potere sopra ogni carne, affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Or questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, è Gesù Cristo che tu hai mandato. Mandato. Cristo è stato mandato dal Padre per un compito. Di salvare tutta l'umanità, passata, presente e futuro. Quel futuro certo, quel futuro che noi stiamo aspettando, quel futuro che noi stiamo vivendo, non lo vivere nel presente, secondo un tuo bisogno, vivilo sperando nel Signore, che Lui ha cominciato un'opera dentro di te e non la finirà così, ma la porterà a compimento. Lui l'ha iniziata, permetti al Dio di compiere la sua vita dentro di te. Amen. Alleluia. Dio è Dio e dobbiamo permettere a Dio di agire nelle nostre vite. A volte noi ci mettiamo di impedimento a Dio, ci mettiamo come oppositori all'opera di Dio. Sicuramente non sono le tue decisioni che possono fermare l'opera di Dio. Non sono i tuoi peccati che possono fermare l'opera di Dio. Quello che ferma l'opera di Dio è l'incredulità. Quello che ferma l'opera di Dio è quando tu non speri nel Signore. Quando tu dici: io non ci credo. Quando io non ci credo, Dio non può agire. Perché anche se i tuoi peccati fossero rossi come la neve, rossi come lo scarlatto, scusate, Dio li trasformerà ad essere bianchi come la neve. Perché quello che cambia le circostanze non è il peccato. Quello che cambia le circostanze è la fiducia totalmente nel Signore. Amen. Lui ci ha dato la grazia. Cos'è la grazia? È il favore di Dio. Quando noi abbiamo fiducia in Dio, sappiamo che fiducia abbiamo, sappiamo in cosa stiamo sperando, sappiamo che abilità abbiamo, sappiamo che il suo favore è in noi. Non sta a me determinare i tempi, non sta a me decidere come, quando, come fare. Il mio compito è riposare nel Signore. Per questo dice che questo popolo ribelle non entreranno nel mio riposo. Quando? Perché non vedevano e non speravano in Lui, non credevano. C'era incredulità nel popolo di Israele. Dio ti dice: spera nel Signore, non guardare le circostanze, non guardare quello che sta facendo questo mondo. Concentrati in me, spera in me, perché quello che sta accadendo lo sto permettendo, e se lo sto permettendo è per un proposito, affinché il mondo si ravveda e spera e creda in Cristo Gesù risorto dai morti. Amen. Amen. Dio è vero.
Dio è potente, Dio esiste. Amen. Amen. Romani 5 dal verso 1. La grazia dell'opera di Cristo ci ha reso grandemente favoriti. Dì alla persona accanto a te: io sono grandemente favorito. Io sono grandemente favorito nell'amato figlio. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia, nel quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza o pazienza. Perseveranza, esperienza, l'esperienza, speranza. Sembra un gioco di parole, ma è fondamentale comprenderlo. Verso 5: or la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. La speranza, la perseveranza, che è la pazienza. La pazienza è il frutto dello Spirito Santo. Pazienza, esperienza, speranza, tutte queste parole da dove provengono? Dall'unico vero Dio. Qual è il frutto dello Spirito Santo? Se l'unico vero Dio che vive dentro di te, che cosa manifesta in te? Pazienza, esperienza, speranza, perché è venuta a vivere dentro di te. Qual è il frutto che lui manifesta quando lui è in te? E tu sai che lui è in te. Galati 5 verso 22. Leggiamo cos'è il frutto. Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Verso 23: contro tali cose non vi è legge. Verso 24: or quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Il verso 24 è collegato al verso 1, quindi dice: crocifiggo la mia carne, le mie concupiscenze, cioè significa la mia volontà, le mie scelte, le mie deduzioni, la mia incredulità, e permetto al frutto dello Spirito Santo, che non viene prodotto in me, è lui che viene manifestato in me, perché io porto il frutto di Dio, io sono una nuova creatura in Cristo e manifesto la sua natura e il suo frutto. Come lo manifesto? Passo delle afflizioni, delle circostanze che creeranno in me la pazienza che io sto vivendo. C'è qualcuno che mi odia? Io lo amo. Sta creando pazienza in me perché quella persona mi odia, ma io lo amo, e quindi crea una pazienza. Quella pazienza crea un'esperienza. L'esperienza è una speranza, e io confido totalmente nel Signore. State ricevendo, gloria a Dio? E così è nel processo. Nella gentilezza è la stessa cosa. Nella bontà, idem. Io mi trovo in quelle circostanze dove qualcuno ce l'ha contro di me. E chissà quanto. Ma tu devi manifestare il frutto. Mansuetudine e autocontrollo. Quando in quel momento tu gliene diresti quattro, ti fermi e dici: autocontrollo. Quello produce in te una pazienza. La pazienza crea una esperienza. L'esperienza crea una speranza. Confido e spero nel Signore, che colui che ha cominciato un'opera in me la porterà fino al compimento. Amen. Lui si manifesterà in me. E contro queste cose, dice il verso 23, non ci sono leggi. Perché se io non vivo queste cose, ma nell'afflizione io mi lamento, nell'afflizione gliene dico quattro al mio datore di lavoro, se nella circostanza non provo gioia, ma affliggo nella tristezza, io non sono più
nella grazia. Io vivo nella legge. E la legge è scaduta dalla grazia. Quindi ho bisogno di vivere nella grazia. Permettere a quell'afflizione, quella circostanza che vorrebbe distruggermi, ma vederla con il frutto dello Spirito e quindi creare in me una pazienza. La pazienza creerà una esperienza, l'esperienza creerà una speranza. Cos'è la speranza? Una gioiosa aspettativa. Io cambio, ma vedo anche lui cambiato. Io cambio, ma vedo la circostanza cambiata. Creerà un'esperienza. E il verso 23 dice: contro queste cose non vi è legge. Cosa faceva la legge? Ti accusava. Cosa faceva la legge? Non ti faceva vivere nel favore di Dio, perché dovevi osservare tutti i comandamenti per piacere a Dio, e nessun uomo poteva osservare tutti i comandamenti. Ma adesso com'è? Chi mi ama osserva i miei comandamenti. Prima, chi osserva i miei comandamenti, quello mi ama. Oggi è chi mi ama osserva i miei comandamenti. Quindi se ti trovi in quella circostanza, permetti alla pazienza che crea un'esperienza. Quell'esperienza produrrà una speranza, la gioiosa aspettativa, quello che io mi sto aspettando, il risultato che mi sto aspettando nella mia vita, nel mondo, in quella circostanza, nella nazione, nella regione, nella chiesa, proverà, creerà una gioia, una forza soprannaturale che non viene da me, ma viene solo da Dio. Amen. Gloria a Dio. Galati 5 al verso 4 e 5 dice: voi che cercate di essere giustificati mediante la legge, naturalmente, se noi non permettiamo poi in queste afflizioni che magari noi possiamo vivere, che possiamo attraversare, non le permettiamo di agire nella nostra vita, ma cominciamo a agire secondo il nostro intendimento, non facendo creare in noi una pazienza che creerà quell'esperienza e poi speranza, ma tendiamo ad agire con le nostre scelte. E dice: giustificati mediante la legge, vi siete separati da Cristo, siete scaduti della grazia. Noi infatti in spirito, mediante la fede, aspettiamo la speranza della giustizia. Aspettiamo la speranza della giustizia. Il fine qual è? La gioiosa aspettativa, la speranza che Dio sta operando, il futuro assicurato. Se questo è il mio fine, se quello che sto attraversando, il mio fine è la speranza, che Dio ha tutto sotto controllo e tutto coopera al bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il proposito suo, allora se c'è questa speranza, se c'è questa aspettativa, se c'è questa certezza dentro di me, non sono più nella legge. Quindi la legge mi condannava e creava paura in me, ma sono nella grazia e vivo nel favore di Dio. Amen. E nel suo riposo. Amen. Amen. Non ci sono cose che possono fermare l'amore di Dio nelle nostre vite. Quello che può fermare l'amore di Dio siamo soltanto noi, con una nostra mentalità incredula. Dio ci ha dato tutte le armi, ma la prima arma fondamentale è credere e sperare che Dio è un Dio potente, un Dio onnipotente e che tutto è sotto controllo. Dio si è preso cura di un uccello, Dio si prenderà cura, Signore, di ogni piccola cosa, figuriamoci se non ci prenderà cura di noi, non si prenderà cura di noi. Lui conosce ogni cosa di noi. Quindi la nostra esortazione qual è? Speriamo nel Signore. Speriamo che Dio sta operando, che la circostanza che possiamo attraversare, le tribolazioni che possiamo attraversare, le afflizioni che possiamo attraversare, crea in noi un'esperienza, quell'esperienza che ci farà vivere nella speranza, che è la certezza che le cose andranno come Dio l'ha stabilito a favore dei figli di Dio. Amen. Alziamoci. Gloria a Dio. Hallelujah.